La crisi sfida per un cambiamento. È stato questo il titolo di un incontro che si è tenuto sabato 4 febbraio presso la Biblioteca Comunale di Ostuni a partire dalle ore 18. La crisi sta cambiando le condizioni di vita di milioni di persone, in molti paesi, di sicuro in Italia. Aumentano i poveri, sempre più aziende chiudono, si rischia di essere tagliati fuori dallo sviluppo mondiale, declassati a paese di serie B. Tutto questo sta provocando reazioni diverse, spesso determinate dal prevalere di due tendenze contrapposte. Subirla, pensando di esorcizzarla e di superarla addossando le colpe su qualcuno. Ignorarla, dopo averla provocata, continuando a comportarsi come se nulla fosse e soprattutto senza mettersi minimamente in discussione. Relatori dell'incontro sono stati il dottor Cesare Fiorio, già direttore sportivo della Ferrari ed opinionista della RAI, il professor Giuseppe Moro, docente di sociologia dell'Università di Studi di Bari, l'avvocato Cosimo Zurlo, amministratore delegato del consorzio Casa della Solidarietà, il tutto introdotto dall'avvocato Guglielmo Cavallo, consigliere comunale del comune di Ostuni. Ma ascoltiamo ora le dichiarazioni di Giovanni Moro, responsabile Comunione Liberazione Ostuni, e di Cesare Fiorio, già direttore sportivo della Ferrari ed opinionista della RAI. L'incontro che stasera abbiamo organizzato dal Movimento di Comunione e Liberazione, è uno dei tanti che già si sono tenuti in tutta Italia. Qual è l'argomento di questo incontro? La crisi come un'opportunità di crescita. Crediamo che una comunità cristiana che è inserita nel tessuto sociale debba avere, così come ci diceva il nostro fondatore, Monsignor Luigi Giussani, debba dare un contributo serio di idee per la risoluzione dei problemi che interessano tutti gli uomini che vivono nella società. La crisi è un momento dal quale dobbiamo rialzarci necessariamente, non ci si può nascondere né si può far finta che non esista, ma la realtà, come ci insegna la Chiesa, è un momento nel quale ci si può rialzare. In che modo? Qual è la formula per ripartire? Ripartendo dai propri desideri, dal desiderio più profondo dell'uomo, cioè quei desideri di verità, giustizia, bellezza che ciascuno di noi ha. Ecco, vivere all'altezza di questo desiderio e farsi promotori nella società di un cambiamento che è innanzitutto il cambiamento del proprio cuore, di chi si vuol rendere protagonista e di chi vuole essere responsabile del cambiamento della società e della risoluzione della crisi, che, ripeto, non può essere demandata soltanto né ai politici né alla politica né al sindacato, che indubbiamente devono fare la loro parte, ma ciascuno di noi deve fare questa parte in tal senso. Io effettivamente non sono un oratore da convegni, io sono un uomo di sport e in questo contesto l'unica cosa che posso portare è il mio contributo su come nella mia lunga militanza nello sport attivo ho portato a casa delle sfide. Questa è una sfida importante, questa della crisi. E io credo che tutti devono dare il proprio contributo. Io cercherò di dare il mio nei limiti delle mie esperienze.